A Silvia contro ogni forma di violenza sulle donne. Questo è il titolo dell'incontro che si è tenuto sabato pomeriggio presso il Cineteatro Totò di Sassano. A sensibilizzare sul tema per dire no ad ogni forma di violenza, in prima fila il sindaco di Sassano, nonché presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, la presidente della Consulta delle Amministratrici Vallo di Diano e Tanagro, Tania Esposito, la presidente della Consulta delle Donne di Sassano, Rosalina Stavola, le docenti della Scuola Musicale Luna Music Center, Luisa Lo Scalzo e Annalisa Biancamano, la consigliera provinciale di parità Anna Petrone e Caterina Bafundi, responsabile del centro antiviolenza Aretusa. Ha fatto invece mancare la sua presenza senza una spiegazione l'assessore regionale alle pari opportunità Chiara Marciani. All'interno dell'incontro è stato anche proiettato un videoclip realizzato dalla Scuola di Musica Luna Music Center, che racconta la storia di 8 donne vittime di violenza. Purtroppo il Vallo e la nostra zona non è stata risparmiata da questa piaga, che ormai sta diventando una piaga sociale. Volevo solo ricordare per tutte due figure di donne che in un certo qual modo ci appartengono alla realtà del nostro territorio. L'emigrante sbarcata nel porto di Salerno e sepolta qui a Sassano, ha trovato degna sepoltura qui a Sassano, a cui è stato dato il nome di Libera. Appunto, Libera in quel momento, lei è morta, insomma, arrivando qui in Italia, e si è liberata in un certo qual modo da ogni tipo di schiavitù, da ogni sopruso. Non possiamo però non ricordare, come forma estrema di femminicidio, purtroppo lo sappiamo, come forma estrema di violenza c'è il femminicidio, e qui nella zona purtroppo qualche mese fa è stata trucidata Violetta qui a Sala Consilina. È stata barbaramente arsa viva dal suo compagno, quindi noi vogliamo raccogliere le problematiche e veicolarle verso questi, diciamo, punti di ascolto, e questo è il nostro compito in questo momento. Il ruolo della Consulta delle Amministratrici del Vallo di Diano e Tanagro, come sempre, è quello di comunicare e sensibilizzare su quelli che sono i vari temi, le varie problematiche che vanno a toccare il mondo femminile. Noi amministratrici non vogliamo occuparci, isolarci a quello che è il tema della violenza di genere, tema sicuramente delicato e importante in questo determinato periodo storico da trattare. Però è importante spaziare e quindi toccare quelli che sono i vari temi che possono toccare le donne. Infatti noi come consulta stiamo anche collaborando sia con il direttore del distretto, il dottor Mondelli, sia con il direttore sanitario, il dottor Mandia, per portare avanti anche campagne di prevenzione. Quindi la consulta delle amministratrici vuole spaziare e portare queste campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte un po' a tutte le donne del territorio. Questo videoclip c'è per trasmettere, diciamo, proprio un messaggio di speranza contro tutte quelle situazioni che purtroppo siamo costretti a vedere ogni giorno, diciamo, sia a livello televisivo sia sui social. Quindi nasce proprio come una campagna di sensibilizzazione verso questa tematica molto importante e forte. Infatti comunque all'interno di questo videoclip ci sono rappresentate 8 storie di 8 ragazze che vivono praticamente esperienze diverse, però unite da un unico filo conduttore, che sarebbe quello della violenza.